Ciao a tutti, in questo video focus voglio mostrarvi le ultime novità introdotte in catalogo per quanto riguarda la sezione Swarovski. Se seguite il diario delle novità avrete notato che nelle ultime settimane abbiamo introdotto delle nuove tipologie di componenti prodotti dalla Swarovski. Prima fra tutti voglio mostrarvi le rondelle. Questa perlina molto semplice era già presente nel catalogo di Hobby Perline, sotto la categoria perline, come perline strass appunto, e vengono spesso utilizzate come distanziatori. La differenza ovviamente è la natura del cristallo. Queste qui sono quelle prodotte proprio dalla Swarovski ed hanno quindi il profilo tempestato di autentici cristalli Swarovski. Sono dei piccoli chaton e sono disponibili nella versione crystal, ma per quanto riguarda la rondella base tonda anche sono in arrivo anche nuovi colori. Come potete vedere l'assortimento di misure è molto vario e come forme appunto abbiamo il tondo, il quadrato e il ponte. Il ponte è disponibile ovviamente con diverse lunghezze e quindi un diverso numero di fori. Ad esempio qui abbiamo il ponte a due fori per creazioni multifilo che prevedono appunto l'utilizzo di due fili e il ponte a tre fori per creazioni con tre fili. Questo prodotto della Swarovski lo trovate nel catalogo di Hobby Perline sotto la macro categoria Swarovski alla voce componenti. Per quanto riguarda invece delle vere e proprie perline, questa è l'ultima novità introdotta dalla Swarovski. Sono gli Swarovski Spike Bead, e hanno appunto questa forma a spike, appuntita, e sono disponibili con tre diverse basi. Questa è la base esagonale, a base quadrata o semplicemente rotonda. Sono tutte e tre perline doppio foro, come potete vedere. Quindi si prestano per essere utilizzate anche con diverse tipologie di tecniche, dal macramè alla creazione con tecniche di tessitura. La larghezza della perlina è 7,5 per tutte e tre le forme. Queste all'interno del catalogo di Hobby Perline le trovate ovviamente sotto la voce Swarovski, perline Swarovski. Un'altra stupenda novità che vi ha tra l'altro incuriosito tantissimo è questo qui, è il Crystal Galushat. Parente stretto dei precedenti Crystal Fabric e Crystal Rock, a differenza appunto del Crystal Rock, la cui superficie era tempestata di cristalli sfaccettati, di piccoli chaton, in questo caso ci sono delle perle di cristallo, quindi dei tondi lisci di cristallo di varie misure, dai 3-4 mm ovviamente. Come potete vedere è molto fine. Ve lo specifichiamo visto che in tanti ci state chiedendo se si tratta di cabochon. In realtà no, non sono dei cabochon, sono un componente che la Swarovski produce applicando questa texture di cristalli su una base vinilica. Come nel rock e nel fabric la base può essere nera, come in questo caso che stavamo guardando, o trasparente. Ovviamente cambia totalmente il risultato dell'effetto del colore. Queste le diverse tonalità che abbiamo scelto per voi. Anche questi sono disponibili all'interno del catalogo di Hobby Perline sotto la voce componenti Swarovski. In ultimo, una vera e propria innovazione anche dal punto di vista tecnologico è l'ultimo cabochon introdotto con le innovation della Swarovski, il cabochon A. Occhio appunto, la forma è questa qui, è a forma di navetta. È un cabochon foiled, sul fondo del foiled è applicato un digital print che rappresenta appunto l'iri della pupilla di un occhio. Il cristallo poi sopra è trasparente per cui si può notare l'occhio sul fondo. Per questi cabochon è previsto un apposito castone ovviamente ed è questo qui, corredato dei due anellini laterali, quindi creereste praticamente un link con questi occhi. Ma ovviamente, come vi abbiamo mostrato proprio ieri nel tutorial di Elisabetta, possono essere anche incastonati con le perline di conteria o con qualsiasi altra tecnica del mondo del bijou. Anche questi in qualità di cabochon li trovate sotto la voce componenti Swarovski insieme a tutte le altre forme di cabochon che la Swarovski
propone. Questo era il nostro breve excursus tra le ultime novità della Swarovski, che potete ovviamente trovare appunto nelle varie categorie di competenza, ma potete anche scoprire attraverso le Innovation Swarovski, una interessante sezione del nostro sito in cui le appunto abbiamo raccolto proprio per annualità delle Innovation le varie novità che la Swarovski ha introdotto. Quindi, se volete farvi anche solo una panoramica storica delle proposte della Swarovski, quella è la sezione giusta. Ciao, a presto!